Oggi presentiamo due progetti che hanno in comune il finanziamento, perché sono entrambi finanziati dal Ministero dell'Ambiente. E uno riguarda l'educazione ambientale, il progetto INFEA, che è un progetto che fa parte di un programma triennale che ogni 3 anni appunto viene deciso a livello regionale da una commissione che è composta dall'assessore al territorio ambiente, dal direttore del Dipartimento Ambiente e da me. L'altro progetto, che è molto importante, riguarda la strategia marina, che parte già da luglio è iniziato questo progetto, ma che alla fine mese avrà la seconda imbarcazione, la Galatea, questa più grande che è qui ormeggiata al porto, che è attrezzata delle più moderne attrezzature oceanografiche, ci consentirà di fare un monitoraggio in quel tratto di mare che va dal 1,5 miglio, cioè dai 3 chilometri fino a 24 chilometri dalla costa. Per gran parte del nostro mare sono state individuate circa 30 aree per complessivi 110 transetti di mare che saranno monitorate. L'obiettivo finale è quello di riuscire, che è un obiettivo arduo, che è quello di riuscire ad ottenere, come prevede le direttive europee, il giudizio di Good per il Mar Mediterraneo entro il 2020. Noi ci spostiamo sostanzialmente su tutta l'area di costa della regione siciliana, però abbiamo identificato solo alcune zone che sono state concordate insieme con il Ministero. Fondamentalmente ci occupiamo di verificare le condizioni morfobatimetriche delle coste, in particolare dei fondali, in particolare legate alla presenza del coralligeno nei fondi Maerl e del danno fisico prodotto da attività antropiche che nel nostro caso specifico sono legate alla pesca a strascico. E poi ha attività legate invece sia al monitoraggio dal punto di vista chimico di eventuali contaminanti presenti, e per cui si faranno una serie di attività che sono già partite a luglio, ma queste siamo specifiche per i contaminanti, partiranno adesso da novembre fino a tutto l'anno a venire, in prossimità di alcune zone che sono specifiche, che sono legate alle piattaforme petrolifiche Vega di fronte a Ragusa, e poi in prossimità di alcuni insediamenti di pescicoltura. Poi di fatto andrà monitorato tutte le condizioni chimico-fisiche dal punto di vista biologico attraverso il campionamento di microrganismi biologici tramite quei retini che voi vedete alle vostre spalle, perché insieme sono degli indici di qualità biologica del nostro mare. E poi fondamentalmente faremo anche due tipi di attività che sono una novità rispetto alle classiche indagini precedenti, che sono l'attività dei marine litter cosiddetti, cioè i micro rifiuti a mare, fondamentalmente legate alle microplastiche che vengono campionate con un particolare tipo di retino e poi analizzate in laboratorio, e anche un'attività a terra sui rifiuti spiaggiati. Nello specifico noi abbiamo queste due imbarcazioni, questa specificatamente attrezzata per fare indagini di tipo batimetrico attraverso l'utilizzo del ROV, del Sidescan Sonar e del Multibeam, che ci consentono di avere dall'insieme dei dati che otteniamo informazioni legate alla tipologia di fondali, quindi legate più a quegli aspetti di cui parlavo poco fa, cioè i fondi a Maerl, coralligeno e danno da pesca, e in più tutta una serie di strumentazione tipo sonde multiparametriche, i retini di cui parlavo prima, in più tutta una serie di sistemi di campionamento che ci consentono di fare sia prelievi e analisi in laboratorio e sia analisi dirette a mare.